e leggiamo Atti 3 dall'1 al 7. Il titolo di questo messaggio è La virtù di Dio che guarisce. Ecco perché vi dico che si univa a quello che stavo cantando. Allora leggiamo. Or Pietro e Giovanni salivano insieme al tempio verso l'ora nona per l'ora della preghiera, e veniva portato un certo uomo zoppo fin dal grembo di sua madre, che ogni giorno deponevano presso la porta del tempio detta Bella, per chiedere l'elemosina a coloro che entravano nel tempio. Costui, avendo visto Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel tempio, chiese loro l'elemosina. Allora Pietro, con Giovanni, fissando gli occhi su di lui, disse: guarda noi. Ed egli li guardava attentamente, sperando di ricevere qualcosa da loro. Ma Pietro disse: io non ho né argento né oro, ma quello che ho te lo do nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, cammina. E alzatosi camminò, e presolo per la mano destra, lo sollevò in quell'istante i suoi piedi, e le caviglie si rafforzarono. Fin qui la parola di Dio. Sedetevi, fratelli e sorelle, noi sempre abbiamo letto, e poi lo leggiamo ancora oggi, quel punto della parola di Dio dove si parla della donna del flusso di sangue. Vi ricordate che poi lo leggiamo in Luca 6:19, e pensiamo che è esclusivamente quel punto, e vediamo l'evidenza che la virtù del Signore è uscita per guarire questa donna, ma ci sono altri punti, compreso anche quello che abbiamo letto. Pietro e Giovanni, facciamo prima un piccolo commento, che salivano al tempio a pregare verso l'ora nona, cioè verso le 3 del pomeriggio, e ovviamente questo uomo chiedeva l'elemosina, come ne abbiamo tanti in tutto il mondo. E Pietro e Giovanni disse: guarda noi. Poi hanno chiarito che non si trattava di cacciare dei soldi, ma di dargli qualcosa di più dei soldi. Non abbiamo oro, neanche argento, che erano le monete che si usavano una volta, ma dissero: non ti diamo né oro, né le monete d'oro, né le monete di argento, ma quello che abbiamo te lo diamo nel nome di Gesù Cristo il Nazareno. Alzati e cammina. Lo presero per la mano, si alzò e cominciò a camminare. Noi citiamo, che non è uno slogan, quando citiamo la parola di Dio, che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Lui non cambia nella sua potenza. Gli stessi miracoli che faceva allora, quando lui era sulla terra, li fa ancora, quando vede fede nei cuori. Perché ancora la sua parola dice che il suo braccio non è accorciato per operare, il suo orecchio non è otturato per udire. C'è un verso bellissimo in Secondo Cronache 7:14. Se il mio popolo, sul quale è invocato il mio nome, si umilia, prega, cerca la mia faccia e si converte dalle sue vie malvagie, io le esaudirò dal cielo, io gli perdonerò i suoi peccati, io guarirò il suo paese. L'Italia e tutto il mondo ha bisogno di questo tocco della potenza di Dio. C'è tanta incredulità,
tanta indifferenza, ma Dio rimane sempre uguale lì, in quelle nazioni, in quelle famiglie dove viene invocato il Signore con umiltà. Dio è all'opera, Dio è all'opera. Alleluia. E in Luca 6:19, e il punto che vi ho letto della donna del flusso di sangue, perché stiamo parlando della virtù che guarisce, cioè il potere di Dio che tocca i cuori, le famiglie, i corpi, e rompe ogni catena che Satana mette nella mente e nel cuore e ogni influenza, perché Gesù Cristo è venuto per distruggere le opere di Satana. È venuto a mettere in libertà gli oppressi. E allora sentiamo cosa dice la parola di Dio. E tutta la folla, il verso 19 del capitolo 6 di Luca, e tutta la folla cercava di toccarlo, perché da lui usciva un potere che guariva tutti. Ovviamente non sono tocchi solamente fatti con la mano, perché Gesù ha chiesto, quando è stato toccato dalla donna del flusso di sangue che aveva questa emorragia, e ha detto prima dentro di sé: se io tocco il lembo della veste di Gesù, cos'è che ha detto? Forse sarò guarita, speriamo che sarò guarita. Senz'altro sarò guarita. Dobbiamo cambiare la terminologia con Dio. Dio non vuole, io prego, poi se va, va, se lui mi vuole rispondere, io sono qui. Dio vuole uomini e donne che credono nel suo potere. Non serve a nulla citare che Gesù è guaritore lo stesso, se poi tu dubiti del potere di Gesù Cristo. Quando chiedi al Signore qualcosa, credi già che l'hai ricevuto, e Lui ti guarirà, ti libererà, risolverà i tuoi problemi. Perché abbiamo a che fare con Dio, non con un uomo. E Dio è un Dio di patto, che mantiene le promesse sempre. Noi non li manteniamo, Lui li mantiene. Allora senz'altro sarò guarita. E quando Gesù dice: chi mi ha toccato? Ma tutti ti stringono, ti toccano, maestro. Lui dice: no, questo non è un tocco casuale, perché è uscita virtù da me. Voglio chiarire una cosa: non è stata la veste di Gesù che ha guarito la donna del flusso di sangue, ma è stato il potere di Dio. Avete capito? Così quando Paolo e gli altri discepoli addirittura portavano all'ombra dove passava Pietro i malati e venivano guariti, ma non era l'ombra, era la fede che mettevano nel potere di Dio tramite questi uomini che Dio usava. Una volta ho visto una triste cosa, non parliamo dell'Africa, qui di Milano, venne questa evangelista, diceva che era, e mi ha fatto male, perché eravamo lì anche con la nostra libreria in questo raduno, nessuno comprava un libro, ma noi non eravamo lì, ci hanno chiesto di mettere i libri, l'abbiamo messo. Poi questa cosiddetta predicatrice del Vangelo vendeva gli asciugamano a 70 euro l'uno, perché cose tutte non dottrinali, fuori dottrina, la parola di Dio dice questo, diceva: chi compra un asciugamano di questo, io ho pregato, voi lo mettete addosso, i vostri figli drogati vengono liberati, quelli posseduti e vengono... Fratelli e sorelle, queste sono cose che Dio non insegna nella parola di Dio. Se c'erano i fazzoletti che mettevano addosso ai discepoli, non vuol dire che erano i fazzoletti, era la fede, perché né l'ombra, né le vesti, né la stoffa, non c'è potere.
Cerchiamo di rigettare queste cose che non sono parole di Dio, sono concetti. Quello lì ha venduto un sacco, perciò ha fatto un mercato. Gli asciugamani li vendeva a 70 euro, ma nessuno ha comprato neanche 5 euro un libro che c'erano miracoli del potere di Dio, e neanche le Bibbie. Gli interessavano tutte queste cose. Sono cose costruite con la mente umana per fare il commercio delle cose di Dio, e fanno i conti con Dio chi fa queste cose, ma non è parola di Dio, è chiaro? Non vi fate ingannare. Allora questa donna si è avvicinata tutta tremante del Signore: sono stata io, perché virtù è uscita da me, ho sentito la virtù. Quando arriva lo Spirito Santo, il potere del tocco di Dio, tu lo senti, non è quell'emotività, quel fuoco di paglia che un attimo ti incendi e dopo diventi come un ghiacciolo. No, la potenza di Dio ti dà emozione, ti fa piangere, ti senti libero dentro, ti senti guarito nello spirito e nel corpo. Non sono quei finti miracoli, perché ci sono gli uomini che fanno pure questo, uomini malvagi che cercano di estorcere denaro e fanno finta. Anche Satana fa finti miracoli, lo sapete, fa miracoli di menzogna per ingannare. Ma Gesù, nessuno ha potuto accusarlo, i suoi miracoli erano veri. Potevano, Gesù ha detto ai 10 lebbrosi, quando Gesù, figliuoli di Davide, abbi pietà di noi, e lui ha detto: andate a mostrarvi dai sacerdoti, che erano un po' i dottori di allora, andate a farmi esaminare se io veramente vi ho guarito. Non c'erano trucchi. E questi lebbrosi si sono messi a correre per andare a farsi vedere se ancora le mani e le dita erano veramente sani. Quanti sono stati guariti? Tutti e 10. Ma uno, mentre correva, visto che la sua pelle era rinnovata, aveva ancora quelle parti che erano cadute a terra, quelle brandelle di carne, e allora ho detto: no, prima di andare dal medico, dal sacerdote, io voglio tornare indietro e voglio ringraziare colui che mi ha guarito, Gesù di Nazareth. E quando Gesù l'ha vista, ha detto: e dove sono gli altri 9? Io ne ho guarito 10, ed erano guariti da me, tutte 10, ma uno solo è andato a ringraziare Gesù, gli altri ingrati, non avevano neanche detto: grazie Signore per la guarigione. In Marco 6:56 dice: dovunque Gesù giungeva, nei villaggi, città o campagne, portavano gli infermi nelle piazze, lo pregavano che li lasciasse toccare almeno il lembo della sua veste, e tutti quelli che lo toccavano erano guariti. Qui non è quello della donna del flusso di sangue, è un altro passo della scrittura. In Marco, ripeto, 6:56, che dovunque egli, Gesù, giungeva, nei villaggi, nelle città, nelle campagne, portavano gli infermi nelle piazze e lo pregavano che li lasciasse toccare almeno il lembo della sua veste, e tutti quelli che lo toccavano erano guariti. Alleluia. Non ce n'è solo uno, ce ne sono altri. Come tocchiamo Gesù? Con la fede, col tuo cuore pieno di fede. Quando tu ti afferra le promesse di guarigione: io sono l'Eterno che ti guarisco, mediante le sue lividure io ho guarigione, non forse, questo è dubbio, io ho la guarigione. In
Atti 5:15 c'è un altro passaggio, sempre riguardo alla virtù, al potere di Dio che guarisce. 5:15, Atti degli Apostoli, tanto che portavano perfino i malati nelle piazze e li mettevano sui lettucci e giacigli, affinché quando Pietro, ve l'ho citato prima, passava, almeno la sua ombra ne coprisse qualcuno e venivano guariti. Forse è da tanto tempo, la donna del flusso di sangue da quanti anni soffriva? 12. Non dico 10. Ho sentito 10, no, 12 anni. E dopo 12 anni Gesù l'ha liberata da questa infermità, da questa emorragia. Certamente il Signore ci mette alla prova. Io ti chiedo, non ti scoraggiare, fratelli e sorelle, se i medici ti hanno detto tu te la devi tenere per tutta la vita questa malattia, rigettila nel nome del Signore e credi nel potere di Dio. Quando ti alzi al mattino, sempre prega. Cosa ci ha detto il Signore di quella vedova che andava dal giudice iniquo e diceva: fammi ragione, fammi giustizia, e questo giudice iniquo la rigettava sempre: vattene via, non ho tempo. Ma poi ha deciso di fare giustizia, disse: questa qui viene, continua a venire, e questa mi rompe la testa, io gli faccio giustizia, così me la levo dai piedi. E poi la scrittura dice, vedete, quello era un giudice iniquo, eppure si è deciso di fare giustizia, esaudire quella richiesta. Quanto più il Padre vostro, che lui non è un giudice iniquo, lui è un padre di amore potente, quanto più vi darà le cose che avete di bisogno. Tante volte guardiamo il problema più grande di Dio, è tutto sbagliato. Dio è più grande di ogni problema, di ogni situazione. E il Signore vede il tuo cuore, quante volte tu ti inginocchi, piangi, preghi con la fede e la risposta sta per arrivare nella tua vita. Prendi la parola e falla tua, ricevi la parola, perché Gesù e i discepoli, ma Gesù dice con la parola guariva, con la parola liberava, la sua parola è potenza ad ognuno che crede. E quando tu credi vedrai la gloria di Dio, la potenza, la mano del Signore sarà sulla tua vita, sulla tua famiglia, quel male sarà sconfitto, sia grande che piccolo. Gesù ha pregato per la suocera di Pietro, per una semplice febbre, e noi dichiariamo che la sorella Giulia sarà guarita da questa febbre nel nome del Signore, come ha guarito anche i leprosi. Ha guarito ogni sorta di male e ogni legame è stato sciolto nel nome di Gesù Cristo. Come ha risuscitato Lazzaro dopo 4 giorni dalla tomba, lui può ogni cosa. Non ti fare delle convinzioni di scoraggiamento: io ho pregato e non succede nulla, perché quell'esempio della vedova che va, fammi ragione. Dio vuole costanza nelle tue richieste, fermezza, non solo prega mezza volta, Signore, poi se me la vuoi dare io ti ho chiesto. Dio vuole che tu sii fedele nel chiedere, non perché Dio ci vuole vedere agonizzare. Quando meno te l'aspetti, quello che tu hai chiesto lo riceverai, perché lui dice: bussate e vi sarà aperto, cercate e troverete, a chi bussa sarà aperto, a chi tocca, a chi si aggrappa a Cristo. A volte ci aggrappiamo più alle cose materiali, noi non disprezziamo la medicina, ci mancherebbe, Dio ha dato scienza agli uomini. Luca era un medico,
L'evangelista Luca era un medico. Gesù non gli ha detto smettila di fare il medico, no. Ma la medicina arriva fino a un certo punto. Ma il potere di Dio non ha limiti. Perché poi in realtà quello che scoprono gli uomini anche nel campo della medicina è quello che il Signore ha messo nelle erbe, nelle cose che loro fanno le medicine. È Dio che fa crescere ogni specie di piante. Perché ai tempi di Ezechia, vi ricordate che lui aveva una malattia pure lui? E lui si è affidato alle cose naturali. Ci hanno, su un male che aveva, hanno fatto un impiastro di fichi, è stato spalmato addosso e lui è guarito con la fede. Ma chi fa crescere le piante? Chi li fa crescere? È il Signore che mette anche un potere nelle piante, perché hanno un potere che guarisce. Io ho visto, quando ero bambino, vedevo i cani, no, che io non gli voglio tanto bene, ma questi cani che li vedevo che andavano a mangiare certe erbe, e gli ho detto a mio padre: ma perché questo cane mangia le erbe? Dice: perché lui ha dei dolori, non lo dice, ma Dio ha messo un potere in queste piante. Il cane dice: va a prendere quell'erba perché lui si sente male e viene guarito così. Non lo so se voi avete visto qualche volta una roba del genere, non è che sono l'unico, c'è pure qualche altro. Un ultimo punto che leggo è in Atti 19:11. Dice così: Dio intanto faceva miracoli straordinari per mezzo di Paolo. 11:12 leggiamo, Atti 19:11-12. Intanto faceva miracoli straordinari per mezzo dell'apostolo Paolo, al punto che si mettevano sopra i malati dei fazzoletti, come vi dicevo prima, e dei grembiuli che avevano le persone e i bambini, e che erano stati sul suo corpo, e le malattie scomparivano e gli spiriti maligni uscivano. Avete visto che cosa? Chi aveva, non c'è un cliché, non c'è un libretto di istruzione come avere la guarigione, io devo fare questo, devo fare quest'altro. Fratelli e sorelle, Gesù non ha mai usato un metodo standard per guarire e liberare. Vedete, qui abbiamo visto questi che si muovono, che mettono all'ombra, mettono i fazzoletti, mettono i grembiuli. Ma cosa gli dite di Gesù? Che un giorno per guarire un cieco ha sputato per te, ha preso il fango e l'ha messo negli occhi. Noi avremmo detto: che schifo! Ma lui manifesta il suo potere come lui vuole. Non dobbiamo dare ordine al Signore. E lui, con questi impianti del fango, gli ha detto: vatta avanti, e è stato guarito. Lui ha i suoi metodi. Tante volte ha toccato, tante volte neanche ha toccato. Ha detto: vai, la tua figlia è già guarita, sia fatta secondo la tua fede. Neanche c'è andato a casa di Jairo e la sua figlia era stata guarita. Ecco perché Dio non ha lasciato un cliché. Ci sono a volte degli uomini che fanno dei metodi, dei sistemi, ma sono umani, perché la parola di Dio non ci parla di una regola ben precisa. Ci parla che il primo ingrediente per ricevere la guarigione è la nostra fede nella potenza di Gesù Cristo. Se non c'è fede possono avere tutti i metodi. Ve l'ho detto una volta in una chiesa, ho visto una cosa, mica perché li parlo e ci vado in queste chiese, mi invitano, ma poi tante cose io non le digerisco e non le accetto perché non hanno collegamento con la parola di Dio, e tutto ciò che non è parola di Dio io lo rigetto, lo rifiuto.
possano essere chiese grosse, famosi predicatori, ma quando fanno le cose non bibliche, io a me mi disturba. E allora ho visto che alla fine questo predicatore ha detto, stavo parlando sull'unzione di Eliseo, la doppia unzione, e stavo parlando di Elia in quella predica, e a un certo punto ha detto, chi vuole la doppia unzione che ha ricevuto Eliseo? Ha detto, non me la do. Non so che cosa, già avevo il sentore che qualcosa di strano stava facendo questo predicatore. Allora si è tirato la giacca, sono venuti alcuni davanti, gli ha messo la giacca addosso e gli ha detto, ricevete la doppia unzione di Eliseo. Mi è venuto il mal di stomaco, mi sono vedendo. Non sta nella giacca, nel mantello, non era il mantello di Elia, era l'Iddio di Elia. E che quando è andato al Giordano Eliseo non ha detto mantello apri più, no, ha detto l'Iddio di Elia, la potenza che aveva Elia nei miracoli. Quelle cose sono eresie. Se voi vi mettete la giacca mia piena di stomaco, specialmente adesso, dopo due prediche, non c'è potere. Se volete il maglione ve lo do, se avete freddo, ma non c'è nessun potere. Volete le scarpe? Non c'è nessun potere. Il potere sta quando tu stai in ginocchio ai piedi del Signore e quando dici, Spirito Santo, dammi autorità, Signore, di cacciare i demoni, di cacciare le malattie nel tuo nome e di agire con quella fede decisa e ordina a Satana, caccia le mani nel nome di Gesù, spirito di infermità, esce, esce. Usare l'autorità di Dio, non come quei figli di Scevra che sono andati a dire nel nome di Gesù e di Paolo, demoni uscite. Quei demoni si sono ambientati, gli hanno dato una manata di botte che se lo ricorderanno in sempre. Ha detto, conosciamo chi è Gesù, conosciamo chi è Paolo, ma voi chi siete? Chi vi ha dato l'autorità? Gesù ha detto ai discepoli prima che lui saliva in cielo, andate a Gerusalemme, Atti 1, e aspettate che cosa? Potenza, la potenza dello Spirito, aspettate la discesa dello Spirito Santo che è descritta in Atti 2,28. Avverrà che negli ultimi tempi io spanderò il mio Spirito sopra ogni carne. E i discepoli sono andati un giorno, due giorni, non stavano lì sdraiati a dormire sui divani, stavano pregando. Il decimo giorno sono scesi, è sceso lo Spirito Santo con lingue di fuoco, hanno cominciato a parlare le lingue, ma non si è fermato lì il potere del Signore, perché dopo quel riempimento di Spirito Santo sono andati in giro a cacciare i demoni, a guarire i malati. Era questo il potere, la realtà, non le chiacchiere. Il potere di Dio era sceso mediante l'unzione. Voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo è su voi, dentro di voi. Voi potete dire, diceva Gesù anche a una montagna, gli ostacoli, spostati nel nome di Gesù. La predicazione di oggi è la virtù di Dio che guarisce, il potere di Dio che riempie la nostra vita. E ce n'abbiamo di bisogno, fratelli e sorelle. Se tu non preghi, non stai in comunione col Signore.